Mi dia una notizia allora, bella, fresca, fresca. Guardi, è un'ipotesi che gira, però proprio oggi dalla riunione che abbiamo fatto come Forza Italia possiamo dire che noi siamo contrari. Noi non riteniamo che il tampone per i vaccinati, per i grandi eventi, per lo stadio sia una soluzione, in qualche modo perché crea confusione. Noi dobbiamo continuare a dire che la soluzione sono i vaccini e il Green Pass. Allora eventualmente sui vaccini continuiamo a spiegare, come è stato appena fatto, che dobbiamo ancora vaccinare, pensate, 200.000 over 80 che sono in pericolo per loro e per gli altri. Oltre 2 milioni e mezzo di over 50, poi i bambini, tutti i pediatri ci dicono che è giusto vaccinarli, quindi continuiamo su quella strada. E sul Green Pass, secondo noi, proporremmo di fare più controlli, perché c'è questo abuso dei Green Pass falsi che vengono passati di mano in mano, e poi ascoltiamo la scienza. Se ci viene detto che è meglio accorciare la durata del Green Pass da 7 mesi a 5 mesi, lo faremo. Quindi vaccino e Green Pass, questa è la strada maestra. Ok, ma dopodiché le chiedo ancora una cosa e poi ci spostiamo sulla corsa al colle più alto. Però le chiedo, invece, a proposito delle indicazioni che dovrebbero arrivare, delle raccomandazioni che dovrebbero arrivare per i pranzi, le cene natalizie, c'è qualcosa di vero? Ma sì, si tratta di raccomandazioni, di indicazioni che sono più afferenti al buon senso, però proprio in un tempo in cui c'è un po' di confusione, si sentono tante notizie, che il governo dia delle indicazioni, delle raccomandazioni, è semplicemente dare degli elementi di maggior certezza per stare serenamente in famiglia e permettere agli italiani di avere finalmente un Natale più sereno dello scorso anno, e speriamo, come dire, di guardare al prossimo anno con ancora maggiore fiducia.